Fa festa alla Marini Pro Cremona, presto, potrebbe farla anche lo Spinadesco, sconfitto sì in finale playoff del girone di terza cremonese, ma con buonissime chance di ripescaggio visto il punteggio ottenuto nella stagione regolare. Il gol decisivo arriva all'ottavo minuto, alla prima azione, errore difensivo abbastanza clamoroso dei locali, si inserisce Silvestre che solo davanti a Maggi è freddo e fa 0-1. La risposta dello Spinadesco è furente. Al decimo Mischi in area dopo una punizione di Agovino, conclude Piacenza e para Brici che diventa grande protagonista del match. Al tredicesimo ancora Bedani, questa volta calcia addosso a Brici in area di rigore. Al diciottesimo nuova palla in Mischia su un cross da sinistra, la conclusione di Chitò viene parata. Un minuto dopo, altra grande parata di Brici, questa volta su Piacenza. Siamo soltanto al 19esimo, ma nel primo tempo non si registrano altre grandi emozioni perché poi la Marini Pro Cremona prende le misure e riesce a mantenere il vantaggio senza grossi rischi. Passiamo alla ripresa, al sesto, grande mezza rovesciata in area di Bedani e buona parata di Brici, questa volta un po' più semplice. Al 23esimo risponde la Marini, cross di Pagella, colpo di testa di Silvestre che finisce alto. Al 31esimo ancora lo Spinadesco che ha bisogno del pareggio per riuscire a passare il turno, diagonale di Touré fuori di un soffio in Mischia. Due minuti dopo palla dentro in area, si allunga bene Bedani ma la conclusione è alta di poco. Nel finale due grandi occasioni per la Marini che non riesce a chiudere la pratica e deve soffrire fino alla fine per poter poi fare festa. Al 45esimo Siri dal limite calcia fuori di poco, al 50esimo Romani si rende protagonista di un clamoroso doppio palo solo davanti al portiere, ma per la Marini va bene lo stesso, la promozione con questa vittoria per 1-0 è cosa fatta.